Stiamo facendo un momento bellissimo con te. Per la posizione di Carlo Maria. Ma è una cosa. Illustre Presidente, è per noi un grandissimo privilegio e anche un motivo di grande gioia poter dare avvio alla 25esima edizione della Race for the Cure insieme a lei e anche di poter celebrare 25 anni di un progetto di collaborazione internazionale tra gli Stati Uniti e l'Italia nell'azione di contrasto ai tumori del seno. Come lei sa, i tumori del seno sono un problema di grandissima rilevanza sociale. Sono i tumori più frequenti nella popolazione femminile e ogni anno nel mondo 2 milioni di donne ricevono questa diagnosi. Negli ultimi decenni la ricerca scientifica ci ha aiutato a fare grandi progressi nella diagnostica e anche nella cura di queste malattie, così che oggi anche in oltre il 90% dei casi, se la diagnosi è precoce, si può guarire. Ma malgrado questi progressi, ogni anno nel mondo 600.000 donne perdono la loro vita per questa malattia, 12.000 in Italia. Sono numeri troppo importanti per essere trascurati e anzi ci devono stimolare tutte le persone che hanno a cuore la salute femminile a unire le forze per generare rapidamente nuovi progressi e riuscire a ridurre il prima possibile questi numeri. 25 anni fa abbiamo avuto la possibilità di unire le forze con la più grande organizzazione non profit nel mondo che si occupa di lotta ai tumori del seno, la Susan G. Komen di Dallas nel Texas, e con un'associazione che è stata creata da una donna di grande visione, che è stata ambasciatrice degli Stati Uniti in Ungheria, con la sua perseveranza, con la capacità di resilienza che hanno le donne, ha generato questa associazione che ha raccolto e distribuito più di 3.000 milioni di dollari per la ricerca, per i trattamenti e per la promozione della prevenzione negli Stati Uniti e nel mondo. Con un gruppo di colleghi del Policlinico Gemelli, 25 anni fa abbiamo avuto la possibilità di unire le nostre piccole forze alle forze di questa grande organizzazione. Abbiamo potuto studiare il loro modello, imparare da loro tecniche di sensibilizzazione e di raccolta fondi ed abbiamo creato una sinergia che allora non immaginavamo potesse essere ancora operativa dopo 25 anni. E con questo aiuto siamo riusciti piano piano a mobilizzare tante forze e generare dei progetti che le racconterò brevemente tra un minuto, ma prima vorrei cogliere questa occasione per ringraziare due rappresentanti di questa associazione che sono qui con noi oggi, la Presidente Paola Snyder e mio amico di vecchia data, l'Avvocato Andy Halpern, con cui 25 anni fa abbiamo cominciato questa avventura e 25 anni fa ha avuto la pazienza di darci modo di fare le cose americane in modo italiano, avendo anche la fiducia che anche quando sembravamo sempre in ritardo su tutto, poi avremmo fatto comunque bene. Quindi, e vorrei anche ringraziare, cogliere questa occasione per ringraziare l'ambasciatore americano Jack Markell e sua moglie Carla, che ambasciatori americani in questi 25 anni sono stati tutti sempre al nostro fianco, insieme alla comunità americana. Bene. Con questo insieme di forze, piano piano, con molta perseveranza, come serve quando un progetto nasce dal basso, siamo riusciti a coinvolgere tanti amici del mondo della cultura, dello spettacolo, della scienza, del giornalismo, dell'imprenditoria. Ne cito solo due, la nostra madrina storica Maria Grazia Cucinotta, che ci ha assistito per 25 anni mettendo a disposizione la sua gentilezza e la sua bellezza per questo progetto, e il mio amico, posso dirlo, Aurelio De Laurentiis, insieme a sua moglie Jacqueline, presidente onorario della RACE, che sempre sono stati al nostro fianco. Con il loro aiuto, piano piano, abbiamo potuto raccogliere la generosità di tante persone di buon cuore, di tanti partner aziendali, molti sono qui,
e anche di tantissime persone, più di 2,5 milioni di persone che in questi 25 anni hanno scelto di essere al nostro fianco iscrivendosi con una donazione alle varie race che abbiamo fatto non solo a Roma, ma anche a Bari, a Bologna, a Brescia, a Napoli, a Matera e a Pescara. In questo modo, con l'aiuto anche di oltre 2,000 volontari che vedrete all'opera in questi giorni al Circo Massimo, siamo riusciti a investire 26 milioni di euro per dare vita a oltre 1.500 nuovi progetti nell'azione di contrasto ai tumori del seno nel nostro Paese. Ora, questi numeri possono sembrare grandi o piccoli a seconda di come uno li guarda, ma noi ci sentiamo molto contenti di averli potuto generare. E con in questo modo, questi fondi che abbiamo raccolto, prima di tutto ci siamo preoccupati di rendicontarli in maniera puntuale e trasparente, ogni anno pubblichiamo il nostro bilancio sociale, ma anche e soprattutto di utilizzarli con efficacia nel rispetto di chi ci ha espresso generosità. E abbiamo scelto tre filoni su cui indirizzare queste risorse: il sostegno alla ricerca, perché naturalmente è dalla ricerca che verrà la soluzione di questo problema, ma nel frattempo anche il sostegno e il potenziamento dei percorsi di cura e naturalmente la promozione della prevenzione, sia primaria che secondaria, che sono strumenti molto efficaci per limitare il numero di casi e anche per aumentare le possibilità di guarigione. Velocemente, nel campo del sostegno alla ricerca, oltre a finanziare alcuni progetti molto innovativi, abbiamo dato premi pluriennali a 187 giovani ricercatori per aiutarli a mettere in gioco le loro idee virtuose in Italia, anziché dover andare a cercare fortuna altrove. Nel campo del supporto e del potenziamento dei percorsi di cura, oltre a donare apparecchiature tecnologiche a vari istituti oncologici in Italia, 20 anni fa abbiamo aiutato con una raccolta fondi il Policlinico Gemelli a creare nel Lazio il primo centro multidisciplinare di cura dei tumori del seno, un centro dove oggi vengono curate con terapie di eccellenza più di 1.200 donne ogni anno. È il secondo in Italia dopo quello che ha creato il professor Veronesi a Milano. E poi ci siamo preoccupati non solo di aiutare a poter erogare cure di eccellenza oncologiche, ma anche di affiancare queste cure oncologiche con terapie complementari che servono ad aiutare le donne che vivono l'esperienza del tumore del seno a essere prese in carico anche per i danni collaterali che questa malattia crea nella loro vita di tutti i giorni, personale, relazionale, sessuale, di maternità, di allattamento, che altrimenti, anche quando la malattia oncologica è risolta, impediscono a queste donne di tornare a un pieno benessere. Ed abbiamo creato due centri, come in Italia, per le terapie integrate in oncologia, uno all'ospedale Bellaria di Bologna e uno al Policlinico Gemelli di Roma, dove adesso sta nascendo anche un centro di ricerca internazionale su queste terapie. E presto speriamo di poterne inaugurare uno anche in Puglia. Per quanto riguarda la promozione della prevenzione, oltre ad usare la forza mediatica della RAIS, appunto per far arrivare a tutto il pubblico possibile il messaggio sull'importanza di usare regolarmente questi strumenti di prevenzione, abbiamo fatto di più, ci siamo impegnati a fondo per regalare opportunità concrete di prevenzione, mammografie, ecografie mammarie, visite cliniche, a donne che vivono condizioni di fragilità sociale, a donne che in qualche modo queste opportunità, magari anche sapendo che sono importanti, altrimenti non le avrebbero avute. E in 25 anni questo l'abbiamo fatto in due modi diversi: nei villaggi della salute, che facciamo ogni anno nelle città dove viene ospitata la RAIS, e al termine di questa cerimonia con sua figlia Laura andremo a inaugurare il villaggio della salute al Circo Massimo, e grazie Laura per la vicinanza che ci hai espresso e anche per aver accettato il nostro invito ad essere presidente del nostro comitato d'onore per questa celebrazione particolare.
ma lo facciamo anche tutti i giorni con la carovana della prevenzione, una flotta di 6 unità mobili con le quali abbiamo girato per tutta Italia con i medici del Policlinico Gemelli, dell'ospedale Isola Tiberina di Roma e di tante istituzioni che lavorano con noi in tutte le regioni, ed abbiamo potuto offrire, siamo stati nelle carceri, siamo stati nelle zone emarginate delle grandi città, siamo stati nelle zone terremotate, nelle piccole isole, in quei paesi un po' dislocati in maniera sfavorevole geograficamente, dove la prevenzione fa più fatica ad arrivare, ed abbiamo offerto a più di 250.000 donne la possibilità di farli questi esami, non solo di capirne il valore, e a 287 di queste donne abbiamo potuto diagnosticare in fase iniziale un tumore del seno e poi farle curare nelle strutture di eccellenza che collaborano a questo progetto. Se guardo, abbiamo poi aiutato tante associazioni, più di 300 associazioni, con dei finanziamenti per aiutarle a mettere in gioco progetti virtuosi nell'azione di sostegno alla salute femminile, ma se guardiamo indietro in questi 25 anni, penso che il risultato che ci rende particolarmente contenti è l'aiuto che abbiamo dato a generare un cambiamento culturale nel modo in cui si affronta la malattia, aiutando a rompere il silenzio che ancora c'era 25 anni fa intorno al tumore del seno e a trasformare la paura, il senso di isolamento, invece in uno spirito di condivisione e di vicinanza, che sono delle medicine straordinarie per chi affronta questo difficile percorso. Lo abbiamo fatto questo dando voce a quelle che noi chiamiamo le donne in rosa, cioè le donne che hanno vissuto personalmente il tumore del seno e che con la loro testimonianza positiva hanno aiutato ogni anno le 56.000 donne che in Italia annualmente ricevono questa diagnosi. Ma di questo lascerò alla nostra madrina delle donne in rosa, Rosanna Banfi, che ringrazio di cuore per tutto quello che hai fatto con noi e per le donne in tutti questi anni, raccontarvi meglio i dettagli. Lavorando sottovoce, con determinazione, con perseveranza, con onestà, siamo riusciti non solo a coinvolgere tanti amici, ma anche piano piano a farci apprezzare dalle istituzioni. Tutti i sindaci che sono stati a Roma, il presidente del CONI è sempre stato al nostro fianco e lo ringrazio, l'esercito, le forze armate, i governatori regionali, grazie presidente Rocca per essere qui con noi, tutti i ministri della salute che ci sono stati, ministro Schillaci, penso che noi siamo tutti orgogliosi di quello che la sanità italiana è in grado di erogare gratuitamente in campo oncologico, siamo un sistema sanitario straordinario, esempio nel mondo, grazie di essere con noi, ma anche poi piano piano di raggiungere anche le più alte cariche dello Stato. Presidente Fontana, grazie di essere qui, grazie di averci scelto come uno dei progetti sociali della Camera dei Deputati, grazie per averci ospitato recentemente in Parlamento nella Sala della Regina per una cerimonia di nomina degli ambasciatori della Comen. Grazie, Ministro Casellati, per averci accolto quando era Presidente del Senato e averci dato il sostegno della seconda istituzione dello Stato. Grazie Ministro Bernini per essere qui e per aver sempre garantito il supporto del Ministero dell'Università, ma soprattutto grazie a lei Presidente per averci accolto qui oggi per questa celebrazione. È davvero un grandissimo onore per noi la sua generosa disponibilità. L'attenzione che sia da un punto di vista personale che istituzionale ha sempre riservato ai temi della salute della donna e dell'oncologia, per noi, ma non solo per la nostra associazione, per tutte le associazioni non profit che ogni giorno come noi lavorano per aiutare le persone più deboli, è uno stimolo a fare meglio, a fare di più, e di questo ne siamo davvero grati. Personalmente sono grato anche per l'impegno che mette tutti i giorni nel fare in modo che il nostro paese sia un paese migliore. Grazie.
Buongiorno a tutti. Signor Presidente, distinti ospiti, mi trovo qui oggi non solo come rappresentante di Come in Italia, ma come voce di un coro di donne forti e coraggiose che hanno affrontato il buio del cancro al seno e indossano orgogliosamente la maglia rosa che ci contraddistingue. Questo colore, il rosa, per noi non rappresenta solo una sfumatura, ma un simbolo potente di lotta, forza e speranza. Il cancro al seno, purtroppo, non attacca solo il corpo, sconvolge e scuote le fondamenta dell'anima, sposta gli equilibri, i progetti di vita, i sogni e le certezze. Ma in questa battaglia non siamo sole. Grazie alla presenza di organizzazioni come Come in Italia, abbiamo accesso a supporto medico, morale e comunitario. E soprattutto abbiamo modo di fare rete per sostenere le donne che ricevono ogni giorno diagnosi che cambiano la vita, e in particolar modo per quelle donne che sono più fragili. Noi tutti, signor Presidente, aspiriamo ad un futuro in cui il rosa non sia più il simbolo di battaglia, ma solo un colore fra i tanti. Insieme possiamo nutrire la speranza che il rosa diventi simbolo di una vittoria definitiva. Grazie, signor Presidente, per ascoltare la nostra voce e per il supporto che ci dà, che continua a nutrire la speranza di vincere questa battaglia. Grazie. Benvenute e benvenuti al Quirinale. È un vero piacere accogliere tutti voi. Rivolgo un saluto al Presidente della Camera dei Deputati, ai Ministri, i rappresentanti di Student Community Italia. È una realtà che opera per contrastare un pericolo oncologico particolarmente insidioso e, come poc'anzi diceva il professor Masetti, purtroppo in aumento. È un'insidia di cui poc'anzi Rosanna Banfi, che ringrazio, ha illustrato con efficacia le conseguenze. Come ha detto, le conseguenze sulle certezze, sui progetti di vita, sui sogni, sugli equilibri, ha detto. Ed è quindi quello delle donne in rosa, è una manifestazione di volontà e di capacità di aiutare a sconfiggere il cancro del seno. Il tumore del seno è un pericolo insidioso, ma l'attività che si svolge costituisce un baluardo di grande importanza. La Comen svolge tante attività, sviluppa tante iniziative, poc'anzi il professor Masetti le ha illustrate con chiarezza e ne ha omesso alcune altre per non prendere troppo tempo qui a noi nel nostro incontro. Una particolarmente rilevante è quella che Rosanna Banfi ricordava, l'opportunità di consentire di fare rete per sostenere le donne che si confrontano con questa diagnosi. E davvero questo esprime nelle donne rosa una capacità, oltre che la volontà, di sconfiggere il tumore del seno. Tra le tante attività e iniziative, lo ha ricordato il professor Masetti, la carovana della prevenzione che reca assistenza e consulenza nei luoghi in cui vi sono minori opportunità o si incontrano veramente maggiori e grandi difficoltà per incontrare strutture e interlocutori in grado di aiutare a prevenire o contrastare questa malattia. La RAISE, questo evento che da 25 anni muove dal Circo Massimo, è un bel nome, gara per la cura, perché esprime non soltanto il nome di questo accadimento di ampio richiamo, ma raffigura la vera gara, quella gara che è quella competizione che ricerca e terapie conducono contro i tumori del seno. E quella di esprimerla in questo modo richiama l'attenzione in maniera efficace.
Io sono lietissimo, professor Masetti, di essere presente, sarò, di essere presente domenica prossima per la partenza. Parteciperei anche volentieri, se solo avessi qualche decennio di meno. Vi sono tante altre iniziative che vorrei rammentare. L'epoca anzi le ha illustrate, professore, quella di mantenere e far mantenere alta l'attenzione contro questo diffuso, crescente, insidioso pericolo. Quello di voler potenziare ricerca e terapie per contrastare i tumori del seno. Quello di diffondere l'educazione alla salute e quindi la prevenzione, come lei ha ricordato poc'anzi, indispensabile, perché è davvero un motivo di tristezza e paradossale che con le conquiste che la scienza medica ha consegnato all'umanità, che consentono di sconfiggere i tumori del seno, in larga misura vi sia per la mancanza di prevenzione adeguata invece un'incidenza così alta. L'impegno per sostenere le donne che sono chiamate a contrastare questa condizione. L'impegno anche di collaborare con le altre associazioni, un impegno prezioso per irrobustire la rete di chi contrasta i tumori del seno. Tutto questo e altro ancora esprime i valori di base della vita, della convivenza, esprime solidarietà. Come dire, dimostrando di sapere che la vita tra tutte e tutti è davvero in comune e che anche la sorte delle singole persone è in comune. Per questo vorrei ringraziare la Caume per quello che svolge. E questo incontro qui al Quirinale ha appunto questo intendimento. Non soltanto esprimere apprezzamento per l'attività svolta, per tante iniziative assunte, per i risultati conseguiti, ma anche esprimere un forte ringraziamento per quello che viene fatto, un grande riconoscenza e sostegno. Auguri. È davvero molto ben disegnato. Grazie. Significativa, grazie. Grazie per quello che ha fatto. Speriamo. Ci vediamo.